Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Canicattì. La mafia Agrigentina, 7 mandamenti, 41 famiglie, 8 sodalizi di Stidda. Ecco la fotografia della direzione distrettuale antimafia, di direzione investigativa antimafia sulla consorteria criminale che opera in provincia di Agrigento. Vediamo i particolari. Cosa Nostra Agrigentina si presenta ancora come un'organizzazione strutturata in modo unitario, in contatto diretto con altri gruppi mafiosi e operativa secondo codici comportamentali arcaici che si perpetuano nel tempo. Inizia così la relazione semestrale del 2016 della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, che ha fotografato la situazione della consorteria mafiosa in provincia di Agrigento. Confermata per Cosa Nostra la presenza di sette mandamenti e 41 famiglie, mentre relativamente alla stile Sarebbero presenti otto sodalizi che operano nei comuni di Bivona, Camastra, Campobello di Ricata, Canicattì, Naro, Palma di Montechiaro, Favara e Porto Empedocle, non più in aperta opposizione con la principale organizzazione mafiosa. Il confine con la provincia trapanese la saldatura tra componenti agrigentine e soggetti collegati al noto latitante di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, concorrono a rendere fluida la governance di Vertice e una parte degli assetti territoriali. Dalle attività investigative concluse nel corso del semestre. Emerge infatti come nella provincia, soprattutto centrale e occidentale, si stia registrando un riordino degli equilibri interni, quale conseguenza di recenti scarcerazioni di esponenti di rilievo di famiglie, del posto e di importanti operazioni di polizia giudiziaria, tra cui Triocolà e Icaro 2. Quest'ultima naturale prosecuzione dell'operazione Icaro richiamata nella relazione dello scorso semestre che ha aggiunto un importante tassello conoscitivo su vertici organigrammi delle famiglie mafiose di Santa Margherita Belice, Montevago, Ribera, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Siculiana, Porto Empedocle, Agrigento, Favara e Campobello di Licata evidenziandone sia la forza militare che la capacità di alterare gli assetti sociali e imprenditoriali del territorio attraverso il riciclaggio di consistenti capitali illeciti. Alle pratiche legali di più legato spessore come appunto il riciclaggio appaiono funzionali anche le tipiche attività criminali gestite in forma monopolistica da Cosa Nostra, quali le estorsioni e l'usura che consentono sia un immediato accumulo di ricchezza che un pressante controllo degli operatori economici del territorio. Se da un lato il fenomeno dell'estorsione appare costante, quello dell'usura complice anche la crisi economico-finanziaria sembra aver amplificato il potere delle consorterie mafiose in grado di disporre di una forte liquidità per finanziare imprenditori in difficoltà. Anche il traffico e lo spaccio di stupefacenti continuano a rappresentare importanti fonti di finanziamento dei sodalizi locali i quali sarebbero in grado di garantire stabili canali di approvvigionamento e una efficiente rete distributiva alimentata anche da criminali stranieri. Quest'ultimi inoltre risultano attivi nel furto di materiale ferroso, nell'immigrazione clandestina a sua volta funzionale ad alimentare lo sfruttamento della prostituzione e nel caporalato rivolto a settori della pesca e dell'agricoltura. L'analisi dello scenario criminale della provincia di Agrigento conferma inoltre un'evidente attenzione dell'organizzazione ad attingere ai finanziamenti pubblici, riuscendo a condizionare l'assegnazione delle commesse e a inserirsi in forma diretta e indiretta nella gestione degli appalti e dei subappalti. L'interesse di Cosa Nostra sembra infatti essere spostato dalla fase dell'aggiudicazione alle fasi successive in cui potrebbe essere esposta a minori controlli. Misteriosi colpi di pistola nel cuore del centro antico di Caltanissetta. Due soli colpi, uno dei quali ha centrato in pieno, sicuramente per sbaglio, come sospettano gli investigatori, il finestrino anteriore, lato passeggeri, di un SUV RAV4, lasciata regolarmente in sosta dalla proprietaria. Il proiettile ha poi mandato in frantumi un finestrino posteriore dello stesso mezzo per poi perdersi chissà dove. La proprietaria si è accorta di tutto in un secondo momento. Era scesa da casa per portare a spasso un cagnolino quando ha notato la sua autovettura danneggiata da quel misterioso. Buco. I colpi però sono stati nettamente uditi in tutto il rione di Santa Lucia, soprattutto nelle strette e anguste stradine che si dipanano da Corso Umberto per collegarsi con via Redentore. Ben 41 minorenni, 38 dei quali non accompagnati, 31 donne, una delle quali incinta. Tra 212 arrivati ad Augusta, identificati quattro presunti scafisti. I migranti erano stati soccorsi nel canale di Sicilia in due distinte operazioni e giunti al porto commerciale a bordo della nave Aquarius. Provengono da Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Camerun e Marocco. Secondo il gruppo interforze della Procura di Siracusa, i migranti sarebbero partiti dalle coste libiche, precisamente dal porto di Sabrata la notte tra il 27 e il 28 gennaio scorso pagando mille dinari libici, cioè circa 700 euro ciascuno per il viaggio. Gli scafisti, due per imbarcazione, sono stati sottoposti a fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e trasferiti nel carcere di Siracusa. Si sono svolti ieri presso la chiesa di San Diego a Canicati i funerali di Elena Giardina, la donna di 38 anni, morta domenica scorsa in un incidente stradale che si è registrato sulla statale 640 Agrigento Caltanissetta, nel vecchio tratto in prossimità della tenuta Rovetto. Migliaia le persone che si sono strette attorno alla famiglia Giardina e Falzone e che hanno partecipato alla cerimonia funebre. La donna, mamma di una bambina piccola, era a bordo di una fiesta che per causa da accertare si è scontrata con una Megan condotta da un uomo di 50 anni di Canicattini A bordo un'intera famiglia, il più grave è Antonio, un ragazzino di 11 anni ricoverato all'ospedale Papardo di Messina, le sue condizioni comunque migliorano. Chiara Lamendola non indossava il casco ma è morta per colpa della buca. Se non ci fosse stato questo imprevisto non avrebbe perso il controllo del suo scooter. Il consulente della procura Pietro Munzone non ha dubbi sul fatto che sono state le pessime condizioni del manto stradale a provocare l'incidente nel quale perse la vita la ragazza grigentina di 24 anni coinvolta in un incidente stradale con il suo scooter la sera del 30 dicembre del 2013 al viale Cavaleri Magazzini nei pressi della chiesa di San Gregorio. Il tecnico incaricato dal pubblico ministero Brunella Sardoni di costruire la dinamica dell'incidente che destò profonda indignazione nell'opinione pubblica è stato ascoltato al processo in corso davanti al giudice Giuseppe Miceli a carico del dirigente del comune Giuseppe Principato e del funzionario Gaspare Triassi, responsabile del servizio strade comunali accusati di non aver eliminato il pericolo sulla sede stradale e di non averlo adeguatamente segnalato. L'incendio è stato di matrice dolosa, ad essere devastata dalle fiamme è stata una Fiat 600 intestata ad un pensionato di Ricata ma in uso ad una quarantenne casalinga che da tempo risulta essere emigrata. Il, ro il rogo si è sviluppato in via degli Appennini dove l'utilitaria era stata lasciata parcheggiata, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento della città che per circa un'ora hanno cercato di fronteggiare le fiamme, al lavoro naturalmente anche i militari dell'arma di Ricata che hanno avviato le indagini. L'ipotesi Privilegiata è quella di dissili di natura privata. Si sarebbe dimenticato il forno acceso, lasciato su alcune lenzuola, sarebbe stato questo il motivo che ha fatto scoppiare l'incendio accaduto nella palazzina Margherita al villaggio dei fiori a Licata. Protagonista, suo malgrado del brutto episodio, è stato un pensionato di 79 anni. Un anziano che, però, per fortuna, quando si è accorto dell'incendio, è riuscito a mettersi in salvo, scappando fuori dall'abitazione. Assieme a lui, a quanto pare, anche un'altra persona. Lo ospitano perché sono a conoscenza della sua condizione di indigenza e lui si abitua a stare in quell'abitazione tanto da volerci tornare anche quando i proprietari non ci sono o lui crede che non ci siano. Con l'accusa di tentato furto e violazione di domicilio, i poliziotti del commissariato di Ricata, coordinati dal vicequestore aggiunto Marco Alletto, hanno arrestato i domiciliari Youssef e Ta. 32 anni, marocchino con permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità spagnola. Il fatto è accaduto ieri nel pomeriggio in via Vittorio Veneto e il marocchino si era introdotto all'interno di un'abitazione dove risiede una famiglia di extracomunitari, marito, moglie e un bambino. Circa un mese fa questa stessa famiglia ha ospitato Youssef Etta e l'ha invitata a pranzo perché era in ristrettezze economiche. A distanza di un mese il marocchino si è introdotto furtivamente all'interno dell'abitazione, si è arrampicato al primo piano ed è entrato da una finestra. Credendo che non ci fosse nessuno, invece in casa c'era la donna con il bambino piccolo che dormivano. Con rumore si è svegliata, ha iniziato ad urlare dal balcone, ha lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata la volante e i poliziotti hanno trovato l'uomo dentro ad un armadio e lo hanno arrestato. Lui si è difeso dicendo di essere entrato perché aveva fame ed era alla ricerca di cibo. I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno arrestato Giovanni Vella, 51 anni, disoccupato. L'uomo deve scontare la pena definitiva di tre anni e sei mesi di carcere perché è giudicato colpevole dei reati di sottrazione di persone incapaci e atti sessuali con minorenne, fatti commessi a Palma di Montechiaro nel 2008. L'arrestato, dopo le formalità, è stato trasferito in carcere al Petrusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Divieto di dimora nel comune di che Empedocle, imposto dalla polizia nei confronti di una donna, indagata per maltrattamenti in famiglia, ingiurie e minacce ai danni della madre. Si tratta, fanno sapere dalla Questura, di un aggravamento della misura cautelare nei confronti della donna Elena Giorgetta Fragapane, 36 anni di origine romene, su cui era già stato disposto dal GIP di Agrigento nel 2015 il divieto di avvicinamento alla madre. Adesso gli agenti del commissariato Empedocrino, avendo riscontrato le violazioni al precedente provvedimento cautelare, cautelare hanno informato l'autorità giudiziaria che ha disposto l'aggravamento della misura cautelare con il divieto di dimora nel comune di Porto Empedocle Attestava falsamente di visitare dei pazienti nella loro abitazione per truffare l'azienda sanitaria provinciale. È questa l'accusa che ha portato al rinvio a giudizio per un medico agrigentino già coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria su una presunta truffa nella vendita dei farmaci. La decisione di disporre l'approfondimento dibattimentale del giudice per udienza preliminare, Alfonso Malato, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Carlo V. Amato, difeso all'avvocato Giuseppe Scozzari, dovrà rispondere di falso e truffa aggravata. L'azienda sanitaria provinciale si è costituita parte civile. Aggressione al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo, la vittima è responsabile dell'unità di emergenza Vincenzo Pio Trapani preso a pugni da un paziente che era in attesa di essere visitato. L'aggressore ha colpito al volto il medico rompendogli gli occhiali e poi ha dato pugni alla schiena e ancora ad Alcamo un'infermiera la scorsa settimana è stata aggredita al nosocomio San Vito e Santo Spirito. Siamo arrivati a 52 aggressioni negli ultimi 5 mesi negli ospedali siciliani, sono trascorsi pochi giorni dalle nostre denunce a a prefetture e questure commenta Col Calogero Coniglio, coordinatore nazionale della Federazione Sindacati Indipendenti aderenti alla Confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei, delle due interrogazioni parlamentari presentate dalle rassicurazioni, dalla solidarietà, dalle promesse del sottosegretario alla salute eh, Faraone e all'assessore regionale Gucciardi a Catania. Dopo il dossier di 48 aggressioni inviato alla regione, dopo l'ultima aggressione al dottor Puleo, al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Catania, nulla è cambiato. Sarà citata come responsabile civile l'azienda Garibaldi di Catania, nel cui ospedale il 20 novembre del 2013 una donna è entrata in sala operatoria per un intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio destro, ma invece è stata operata al ginocchio sinistro, subendo un prelievo del tendine di 5 cm. Lo ha deciso il Presidente della seconda sezione del Tribunale accogliendo una richiesta della parte offesa che ha inoltre ammesso come parte civile la donna rigettando la richiesta di esclusione per un presunto vizio di forma presentata da legali dei due medici imputati. L'intervento all sbaglia... all'arto sbagliato è stato eseguito da due medici all'ospedale Garibaldi, Domenico Borrello e Pietro Barbaro, che sono accusati di lesioni aggravate. Il presidente del Consiglio Comunale di Canicati Alberto Tedesco stigmatizza la visita in città del sottosegretario alla salute Davide Farone che, si era recato, che non si è recato presso le strutture sanitarie pubbliche. Sentiamo il servizio all'intervista. Presidente, La visita del sottosegretario Faraone cioè in una struttura privata, comunque una istituzione poteva anche coinvolgere eh, il Consiglio Comunale, e la stessa eh, struttura ospedaliera, il presidio eh, anche territoriale della sanità, così non è stato. Lei ha avuto modo anche di fare una rimostranza pubblica per quale motivo? Ma, diciamo, la nota che ho inoltrato ieri dalla stampa e anche consigliere comunale. Ho voluto evidenziare un fatto, che eh, certamente il sottosegretario Faraone se viene nella nostra comunità lo fa da sottosegretario e quindi in veste istituzionale. E questa veste istituzionale imporrebbe, eh, secondo me, sotto profilo anche diciamo, diplomatico, che il sottosegretario oltre ad accedere, anche giusto che acceda a strutture private, ma abbia e eh, rivolga la propria attenzione verso le strutture pubbliche, noi abbiamo un ospedale che è un punto di riferimento importantissimo per il circondario, abbiamo i locali, la sede del distretto sanitario nelle cale del vecchio ospedale in via Pierromica che serve una grandissima parte dei paesi limitrofi, per cui credo che una visita, un sottosegretario avrebbe dovuto fare anche all'ospedale pubblico, alla struttura di via Pierromica, anche per rendersi conto della situazione. Direi non proprio eh, ottimale che questi locali a volte presentano. Per cui ho voluto diramare questa nota per manifestare proprio la, la necessità che il sottosegretario, che ha nutre attenzione profonda come ha dimostrato per la nostra città, rinnovi la sua visita e eh, si confronti col personale sanitario, amministrativo, con le istituzioni di questa città e con tutti i cittadini e porti le problematiche del nostro territorio sotto questo profilo anche in sede nazionale. Ecco, parliamo adesso un po' dei lavori del Consiglio Comunale, eh, ultimamente il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione, lo schema anche delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è un bilancio che comunque ancora non, eh, non ha l'impronta di questa amministrazione, tra l'altro per sei mesi eh, soltanto insomma, si è dovuta rendere conto l'amministrazione anche di qual era la situazione dei conti, ma eh, per il prossimo anno invece cosa, per quest'anno, l'anno in corso, Cosa accadrà visto che eh, praticamente il bilancio è arrivato con molto ritardo in Consiglio? Adesso bisognerà il piano, innanzitutto lo strumento finanziario di natura triennale. Di conseguenza, dopo l'approvazione del bilancio 2016 previsionale, del 2016 dovrà affrontarsi quello del 2017. La situazione che ha rappresentato l'amministrazione comunale anche in sede di approvazione del bilancio consuntivo è una situazione non certo florida. Adesso dovrà l'amministrazione elaborare il bilancio di previsione del 2017 nel consiglio comunale è stata manifestata la necessità che questo strumento, a differenza del passato, sia adottato in tempi conguri e non più eh, con il grandissimo ritardo con cui si è approvato negli anni scorsi, dovrà approntare questo strumento che arriverà in Consiglio Comunale e lì chiaramente il Consiglio dovrà valutare eventualmente modificare se lo riterrà quello che sarà lo schema di bilancio. Certamente eh, lo strumento finanziario è fondamentale per una, per una città, per una comunità, perché attraverso proprio il bilancio rappresenta lo strumento più importante con cui si delinano le linee politiche e amministrative, eh, con cui si, vogliono, si, vuole, diciamo, guidare, si vuole dare risposta ai problemi della città, che sono tanti, lo sappiamo. Sono tanti, necessiterebbero di grandissime risorse finanziarie, ma questo abbiamo visto che non ci sono, quindi bisognerà certamente essere oculati, utilizzare il criterio del bombare di famiglia per riuscire a, a, a sollevare gatti dallo stato purtroppo difficile in cui si trova. I sostituti i procuratori Santo Fornassiere e Brunella Sardoni dovrebbero andare via rispettivamente a Ragusa e a Trapani fra un paio di settimane. Il pubblico ministero Alessandro Macaluso prenderà servizio alla Procura di Termini Merese il 15 aprile. I sostituti Salvatore Vella e Matteo Delpini dovrebbero restare ad Agrigento fino al prossimo 15 agosto. Vella andrà poi alla procura di Trapani e Delpini a quella di Marsala. Sono cinque i pubblici misteri che lasceranno la Procura della Repubblica di Agrigento nei prossimi mesi. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato. Tempi dei trasferimenti, stabilendo altrettanti nuovi arrivi. Non prima del prossimo 2 novembre, però, la situazione resta molto critica, ha commentato il procuratore Luigi Patronaggio, ma grazie alla collaborazione fra CSM, Ministero della Giustizia e Procura Generale di Palermo si riuscirà a mantenere una buona funzionalità dell'ufficio. L'organico dell'ufficio inquirente agrigentino, innanzitutto, è stato leggermente ridimensionato da 15 a 14 unità. Prima del taglio erano previsti, oltre al posto del procuratore di un aggiunto, 13 sostegni. La nuova pianta organica ne prevede invece 12, al momento in organico ci sono 11 pubblici ministeri. Seconda parte del telegiornale, l'approvazione del bilancio della Regione, che auspico possa avvenire in tempi rapidi dopo il passaggio e le modifiche in Commissione, non va considerata come un favore fatto al Governo Crocetta, ma come un dovere e a beneficio, a vantaggio dei siciliani. Lo afferma Michele Cimino, portavoce e deputato regionale di Sicilia Futura. I tatticismi, dice Cimino, non servono alla Sicilia, pertanto è opportuno che la coalizione si concentri sul lavoro già avviato in Commissione bilancio all'Arse per giungere al varo della finanziaria e del bilancio L'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Bruno Marziano ha convocato per la prossima settimana i sindacati e gli enti di formazione in vista dell'avvio dell'avviso 8. Martedì a Palermo alle 15 negli uffici dell'assessorato regionale sono stati convocati i sindacati e mercoledì alle 11 sarà il momento degli enti di formazione. Affronteremo, ha dichiarato l'assessore Marziano, le esigenze di assorbimento del maggior numero possibile di lavoratori definendo una modalità di comportamento che poi andrà calata in tutte le realtà provinciali. Sarà stabilita inoltre una roadmap sulla tempistica che consentirà di accelerare l'avvio delle procedure, fermo restando il rispetto per le regole e le modalità di attuazione. Sono convinto che gli incontri saranno utili a risolvere eventuali elementi di criticità e ci consentiranno di proseguire nel percorso per la ripresa delle attività di formazione professionale. La Regione Siciliana cerca due dipendenti che sappiano parlare e scrivere bene in inglese o francese per trasferirli all'ufficio di Bruxelles. Oltre alla conoscenza delle lingue straniere, i due impiegati dovranno avere anche specifica competenza nelle politiche e nei programmi dell'Unione Europea, a cominciare dalla programmazione delle risorse. L'assegnazione avrà una durata di due anni e potrà essere eventualmente rinnovabile per un altro anno. Per selezionare questo personale, la Dirigente Generale della Funzione Pubblica, Luciana Giannanco, ha fatto ricorso a un procedimento. Ibrido adottato da tempo, una manifestazione di interesse che prevede l'adesione volontaria del dipendente per poi spostarlo in maniera più agevole con le procedure previste dalla mobilità d'ufficio. L'ufficio di Bruxelles si conferma quello col maggior numero di assenze. Secondo l'ultima rilevazione relativa alle periodi ottobre-dicembre del 2016, i dipendenti della sede distaccata della Regione si sono assentati praticamente un giorno su tre. Riaprirà a fine aprile il viadotto Petrulla che collega Canicati con Licata. Il sindaco Angelo Cambiano è stato a Palermo per chiedere di accelerare l'iter e restituire alla fruizione degli automobilisti l'importante arteria stradale di collegamento e dettagli. Si è svolto l'incontro tra il sindaco di Ricata Angelo Cambiano e l'ingegnere Valerio Mele. Che da gennaio ha sostituito l'ingegnere Eutimio Mucilli alla direzione regionale dell'ANAS. Oggetto dell'incontro: le condizioni di percorribilità delle strade statali di collegamento della città, i due importanti interventi sulla statale 115, l'eliminazione della curva di Poggio Di Guardia e il raddoppio del viadotto Falconara. In particolare i lavori di ripristino del viadotto Petrulla, chiuso al transito da tre anni. Nella consapevolezza che il crollo del viadotto Petrulla, situato sulla strada statale 626 DIR, che facilita i collegamenti tra i comuni di Ricata, Ravanusa, Canicatti, Campobello di Ricata, è causa di disagio e continua ad arrecare gravi pregiudizi a tutta quanta l'economia della città, oltre che costituire un importante collegamento che consente ai cittadini dell'entroterra di raggiungere il mare e le spiagge di Ricata, motivo per cui tutti gli operatori turistici, in particolare nella stagione appena trascorsa, hanno subito un grave danno in termini economici. L'attenzione dell'amministrazione Dice Cambiano è stata sempre costante. Dopo appena 15 giorni di amministrazione ha incontrato l'ingegnere Salvatore Tondi e poi l'ingegnere Eutimio Mucilli che ha sostituito nella direzione regionale dell'Anas per rappresentare come le condizioni di degrado e la inadeguatezza delle infrastrutture si trasformi in isolamento geografico, economico e culturale, conscio che la prosperità di un territorio non può che prescindere da una buona e sicura rete stradale. Piena la disponibilità dell'ingegnere che ha assunto l'impegno di seguire personalmente quanto rappresentato dal direttore Ugo Di Bennardo che con lettera datata 22 novembre 2016 in merito allo stato dell'arte dei lavori di ripristino del viadotto Petrulla ha comunicato che i lavori sono ripresi a dicembre del 2016 dovranno essere compiuti nei termini di 150 giorni quindi fino a fine aprile. I lavori consegnati il 23 febbraio 2016 dovevano essere completati l'8 ottobre 2016, secondo le previsioni contrattuali, ma a seguito della presenza di fenomeni di lesione in corrispondenza delle travi di bordo e per la rottura di alcuni fili dei cavi di precompressione erano stati sospesi. A seguito della nuova variante sono ripresi appunto a dicembre. L'ingegnere Mele ha assunto anche l'impegno di essere presente a Licata per maggiori approfondimenti sui tempi di riconsegna alla collettività dell'importante infrastruttura stradale. Qualche settimana fa avevamo rilevato la presenza di un gran quantitativo di sabbia nera nella spiaggia dell'Aster a San Leone. Spiaggia purtroppo resa famosa dal frequente scoppio delle fognature, allora quando piove per colpa del gran numero di bypass presenti tra le condotte e le acque bianche. Lo sostiene Claudio Lombardo dell'associazione Mariamico. Avevamo associato subito la presenza delle sabbie nere con il frequente scoppio delle fognature e la presenza in zona del vallone Donna Cristina, ma per prudenza avevamo chiesto all'ARPA di effettuare i prelievi scoprire la verità. Dopo qualche giorno l'ARPA ha divulgato i risultati, le sabbie nere per colpa di un'elevata concentrazione di carbonio organico, indice della presenza di contaminanti organici. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente l'elevata presenza di questa sostanza è causata dal frequente sversamento delle fogne in quei luoghi ovviamente ricchi di materiale organico. Il comune di Sicuriana ha autorizzato il progetto per la costruzione di un resort a Torre Salsa. L'associazione Mare Amico attende di studiare gli elaborati presentati per capire in che modo la ditta sia riuscita ad adeguare il progetto secondo quanto richiesto dalla sovrintendenza di Agrigento I particolari da Adriana Licausi. Il resort di lusso da 45 milioni di euro a Torre Salsa, vicino all'omonima riserva naturale di Siculiana in provincia di Agrigento, gestita dal WWF, si farà. Il SUAP, sportello unico attività produttiva del comune di Siculiana, preso atto di tutti i nulla host e di tutti i pareri favorevoli, ha concluso l'iter delle autorizzazioni che consente all'Adler, società tedesca che si occupa di hotel di lusso e country chic interessata a realizzare il resort, a passare dalla teoria alla pratica. I lavori dovranno iniziare entro un anno e la loro conclusione è prevista entro i tre. Il progetto è stato presentato attraverso la Ritempra SPA, sempre con sede a Bolzano e prevede un finanziamento a parte di Invitalia di 10 milioni su 45. L'iniziativa dell'Adler è stata al centro di furiose polemiche, soprattutto tra gli ambientalisti. L'albergo sorgerà infatti a due passi dalla riserva naturalistica di Torre Salsa. Fuori dalla riserva precisa l'Adler, vero e proprio paradiso naturalistico che ricade all'interno di un SIC di interesse comunitario, che in quanto tale dovrebbe essere a riparo da qualsiasi tipo di speculazione edilizia. Da qui le proteste delle associazioni ambientaliste, in particolare di Mare Amico, che aveva denunciato l'irregolarità del precedente progetto sostituito con l'attuale. Ed infatti il patron dell'Associazione ambientalista grigentina, Claudio Lombardo, in una nota scrive: Intendiamo studiare gli elaborati presentati per capire in che modo la ditta sia riuscita ad adeguare il progetto secondo quanto richiesto dalla soprintendenza di Agrigento siamo curiosi, continua Lombardo, di scoprire anche come la ditta sia riuscita ad aggirare l'ostacolo della edificazione dentro un SIC e del piano paesaggistico che prevede esclusivamente il recupero di immobili preesistenti. In stato d'allerta anche il naturalista Antonio Vanadia colui che negli anni Ottanta si è fortemente battuto per l'istituzione della riserva naturale a Torre Salsa, oggi gestita dal WWF. Vanadia adesso si chiede come mai il WWF in questa occasione non si pronuncia poi continua occorre tutelare l'equilibrio di flora e fauna da qualsiasi insediamento di chioschi o quant'altro fra le dune di sabbia. Sabato 4 febbraio alle 17 presso il Teatro Politeama a Caltagirone sarà ufficializzata la presentazione della candidatura a presidente della regione, eh, regione Sicilia di Nello Musumeci. La manifestazione organizzata dal movimento politico diventerà bellissima nel quadro dello svolgimento delle primarie del centrodestra in Sicilia che si terranno il prossimo 2 aprile. Lo avevamo detto lo scorso dicembre e oggi con le dichiarazioni delle principali forze politiche alternative al PD siamo pronti a inaugurare la stagione delle primarie. Noi, dice Musumeci, iniziamo un percorso. Percorso di coerenza e di impegno, convinti di avere il dovere morale e politico di proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso per offrire ai siciliani la possibilità di far tornare la Sicilia grande. Approvato al Comune di Delia il Fondo di Efficienza per i Servizi Comunali 2017, l'accordo tra RSU. Rappresentanze sindacali unitarie, sindacati e la parte pubblica è stato raggiunto all'unanimità con la firma del verbale. Il prospetto di ripartizione del FES presentato dall'amministrazione comunale non ha subito variazioni da parte della delegazione trattante. Come al solito non abbiamo perso tempo, d'altronde il nostro obiettivo è sempre lo stesso: fare subito e fare bene. L'accordo firmato a Delia, precisa il sindaco Gianfilippo Banchieri, è il primo che si raggiunge in un comune della provincia nissena. Naturalmente per la ripartizione delle risorse ci siamo attenuti ai bisogni dell'amministrazione dei cittadini da un lato e dall'altro a quello dei dipendenti destinatari del fondo illustrato nel contratto decentrato integrativo di lavoro del personale non dirigenziale. Acqua non potabile alicata, il sindaco Angelo Cambiano ha firmato l'ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dell'acqua ai fini potabili. Vediamo. Il sindaco di Ricata ha disposto il temporaneo inutilizzo dell'acqua in erogazione ai fini potabili fino a quando l'ente erogatore non comunicherà l'esito favorevole dei controlli interni e quindi la conformità dei valori delle acque in distribuzione. La decisione di Cambiano è stata presa a seguito di quanto comunicato dal referente locale per l'igiene e la sanità pubblica, la dottoressa Giacoma Casa. Con lo stesso atto deliberativo il sindaco ha ordinato a Gergenti Acque, quale ente gestore della rete idrica cittadina, di riferire sia al Comune che all'ufficio di igiene pubblica. Pubblica del distretto di Ricata tutti i provvedimenti adottati e i controlli interni effettuati per il rientro nei parametri di riferimento previsti dalla vigente normativa. Il provvedimento è scaturito dall'accertata presenza di coliformi totali sia in ingresso che in uscita nei serbatoi Safarello, Sant'Angelo Alto e Sant'Angelo Basso registrati nei campioni di acqua prelevati il 30 gennaio. In considerazione del fatto che già Siciliacque ha comunicato l'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Gela Aragona nella tratta Grigento-Licata per esecuzione. Di lavori, il cui completamento è previsto non prima del 4 febbraio. E che l'interruzione dell'erogazione anche da parte di gergenti acque potrebbe comportare problematiche di natura igienico-sanitaria a carico dell'intera comunità, l'amministrazione comunale ha ritenuto di dover intervenire con l'adozione di un provvedimento cautelare volto a consentire l'utilizzo di acqua erogata soltanto per usi non potabili. Da ciò, l'adozione dell'ordinanza che avrà valenza quindi sino a quando l'Ufficio di igiene Pubblica non comunicherà il rientro dei parametri di riferimento ai valori. Previsti dalla norma per il riconoscimento della potabilità dell'acqua. Il comune di Cammarata ha pubblicato un nuovo avviso per la, per la messa in vendita dello scuola bus dismesso. Pulmino Fiat Ducato, immatricolato nel 2000, con 15 posti a sedere. Prezzo a base d'asta 350 euro. Gli interessati potranno presentare la propria offerta mediante apposito modulo entro e non oltre le 13 del 15 febbraio al protocollo del comune direttamente a mano o anche attraverso il servizio postale oppure tramite PEC. L'avviso integrale del modulo da presentare sono scaricabili all'Albo Pretorio online del sito del Comune di Cammarata. Approvato dal commissario straordinario dell'ex provincia Roberto Barberi il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il piano garantisce l'individuazione delle misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Si è concluso il primo step del progetto Neve portato avanti dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Gangitano di Canichetti Ivan Cappucci e dai docenti che assieme a 40 alunni sono stati sulla Spromonte e un altro gruppo di quasi 60 ragazzi in questi giorni si trova a Gambarie. Sentiamo in questa intervista Narita Lu, docente dell'Istituto Gangitano. Ci sono nelle scuole le visite di istruzione, ma ci sono anche le gite. Ecco, eh, un momento di aggregazione, tra l'altro eh, in un contesto particolare dove c'è la neve. Eh, che esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima. Il nostro progetto Neve è già partito l'anno scorso e eh, proprio perché ha riscosso un enorme successo sia eh, presso i ragazzi che, che, che ne, nelle famiglie, abbiamo pensato bene di riproporlo anche, anche quest'anno. È un progetto molto ambizioso perché abbraccia tanti aspetti, in quanto non implica soltanto la permanenza lì a Gambari, siamo stati proprio nel cuore della Spromonte, che quindi per i ragazzi significa poter familiarizzare con la neve, quindi con un paesaggio completamente diverso da da quello nostro, ma ehm, è stato soprattutto importante perché ha, ha dato ai ragazzi la, la possibilità eh, di poter conoscere eh, il posto, in quanto eh, sin dall'inizio eh, del, del progetto siamo stati accompagnati da una guida eccezionale. Che, sin dal, dal traghettamento, ci ha accompagnati poi lì a Gambarie sul posto e ci ha fatto visitare tutto quello che c'era da, da vedere. E I ragazzi sono rimasti veramente entusiasti del, dell'Osservatorio sulla biodiversità. Siamo andati lì, abbiamo fatto questo percorso guidato e, e hanno potuto vedere: abbiamo potuto vedere perché noi li abbiamo accompagnati, eh, delle aree protette, eh, delle specie animali in via di estinzione, eh, delle specie anche rare. Hanno potuto vedere eh, l'ululone appenninico e sono rimasti, infatti, eh, a bocca aperta e quindi hanno potuto visitare benissimo quello che è tutto il posto. Quanti sono stati i ragazzi che hanno partecipato a questa prima fase? Perché ricordiamolo c'è in corso una seconda sì, sì, fase. Sì, infatti il progetto è stato diviso diciamo, in, due, in due fasi. Eh, la prima fase eh, mh, ha previsto 43 ragazzi, mentre adesso ne, ne sono partiti proprio l'altro ieri eh, altri 58 ragazzi che sono stati appunto divisi.